Giunti dopo la mezzanotte a Catania, 27 superstiti del naufragio davanti alle coste libiche nel quale sarebbero morti circa 800 migranti. Secondo fonti ONU, tra loro c'erano due presunti scafisti subito arrestati. Si temono intanto altre 200 vittime per un altro barcone che si è rovesciato nelle acque di Rodi in largo delle coste greche. Giovedì, vertice straordinario dei capi di Stato e di Governo dell'Unione. La Commissione presenta un piano per l'emergenza in 10 punti. Sgominata intanto ieri a Palermo una banda di 24 trafficanti di uomini tra Libia ed Europa. Il basista aveva il permesso di soggiorno e aspettava la concessione dell'asilo politico. Blitz nel Partito Democratico. Dopo la spaccatura sull'Italicum saranno sostituiti in Commissione Affari Costituzionali i 10 deputati della minoranza contrari alla legge. Tra loro figure come Bersani, Binni, Cooper, Lodattorre. I 5 Stelle minacciano di abbandonare i lavori, soluzione valutata anche da SEL, Forza Italia, addirittura Scelta Civica. I dissidenti PD avvertono: se il governo mette la fiducia, la legislatura è a rischio. Con la liquidità quasi esaurita, il governo greco obbliga gli enti locali a trasferire le riserve in contanti alla banca centrale ellenica. È l'ultimo tentativo per evitare la bancarotta e arrivare entro fine mese agli oltre 7 miliardi di aiuti che Bruxelles tiene bloccati. Nuovo pressing della BCE su Roma, serve un'azione risoluta per correggere gli squilibri eccessivi, avverte il presidente Draghi. Colpaccio esterno del Verona nel posticipo di Serie A, battuta la Fiorentina al Franchi per 1-0, il gol della vittoria al 90esimo firmato dal marocchino Badi, mentre in precedenza Diamanti aveva fallito un rigore per i Viola. Da stasera la Champions League con le gare di ritorno dei quarti, domani la Juventus in campo a Monte Carlo per conquistare la semifinale. Dunque c'erano due scafisti tra i pochissimi sopravvissuti al naufragio al largo delle coste libiche. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale. Sono sbarcati la notte scorsa a Catania insieme agli altri sopravvissuti e sono stati subito arrestati con l'accusa di omicidio plurimo e naufragio, mentre nel canale di Sicilia continuano le operazioni di soccorso ad altre imbarcazioni piene di migranti. Oltre 630 persone soccorse a bordo di 6 gommoni stracarichi alla deriva nel canale di Sicilia. Non si fermano i tentativi di traversata dei disperati nel Mediterraneo, nonostante una tragedia dalle proporzioni ancora indefinibili. Ieri l'arrivo dei sopravvissuti nel porto di Catania a bordo della nave Gregoretti, ad attendere il ministro delle infrastrutture del Rio ed agenti della polizia saliti subito a bordo della nave per arrestare il presunto scafista, un tunisino, e il suo assistente di nazionalità siriana. Sono stati individuati grazie ai racconti dei 28 sopravvissuti, gli stessi che hanno riferito agli inquirenti di come fosse organizzata la nave, chi pagava una cifra più alta sul ponte, gli altri nei due livelli all'interno della nave nella stiva, in quella che è diventata una trappola senza via di scampo una volta che il peschereccio si è ribaltato. Sulle dinamiche dell'affondamento lavora la procura di Catania, che ieri in una conferenza stampa ha confermato che non c'è al momento nessuna ipotesi certa sul naufragio, al vaglio anche un possibile speronamento in volontario della nave King Jacob mercantile portoghese che ha soccorso per primo i migranti. La dolorosa conta dei morti è ferma a 24, ma si continua a cercare con le Nazioni Unite, che parlano di un bilancio di almeno 800 morti, la strage più numerosa nella storia recente del Mediterraneo. Anche per questo stroncare il lavoro criminale delle organizzazioni che gestiscono il traffico di uomini è sempre più una priorità. Ieri la procura di Palermo ha sgominato una banda attiva tra l'Italia e la Libia che aveva portato a termine almeno 15 viaggi solo tra l'anno scorso e quest'anno, portando nel nostro paese a suon di migliaia di euro almeno 5.000 migranti, 15 fermati con l'accusa di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E ieri c'è stato un altro naufragio a pochi metri dalla spiaggia dell'isola greca di Rodi. Secondo le autorità di Atene, il barcone pieno di migranti proveniva dalle coste della Turchia e si teme anche in questo caso un altro pesante bilancio di vittime.
Ancora una barca carica di migranti che si inabissa e l'ultimo naufragio in ordine di tempo, questa volta davanti alle coste di Rodi in Grecia. Almeno 3 le vittime, ma potrebbero essere molti di più, forse una nuova strage. L'imbarcazione che vediamo è partita dalla Turchia e a poche centinaia di metri dal porto di Rodi, ma la barca sembra andare alla deriva. Secondo i primi racconti dei sopravvissuti, gli scafisti l'avrebbero abbandonata a metà della rotta. Così si schianta contro gli scogli, si rovescia e va in pezzi sotto gli occhi increduli dei testimoni che si trovano sulla costa. I migranti cadono tutti in mare e cercano di aggrapparsi allo scafo. Sono vicinissimi alla riva ma non sanno nuotare. Annaspano per afferrare qualcosa e salvarsi. I soccorritori li raggiungono. Parte una catena umana per aiutare i profughi esausti dalla stanchezza. In 3 muoiono, tra loro anche un bambino. Una 90 le persone tratte in salvo, tra queste una 20 ha bisogno di cure in ospedale. Secondo i racconti, però, su quella barca viaggiavano ammucchiate 200 persone. Inizia la lunga attesa delle ricerche in mare. E giovedì ci sarà il Consiglio straordinario dei capi di Stato e di Governo dell'Unione. Il piano in 10 punti dell'Europa prevede il sequestro e l'affondamento dei barconi in Libia e poi l'aumento dei mezzi impegnati nell'operazione Triton. L'Italia e le Nazioni Unite chiedono azioni concrete. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, definisce totalmente insufficienti le iniziative sull'immigrazione assunte dalla comunità internazionale. Parole condivise dal segretario dell'ONU Ban Ki-moon, che chiede all'Europa di non lasciare sola l'Italia. La Commissione europea intanto incassa il consenso unanime dei 28 paesi ad un piano in 10 punti che prevede il raddoppio dei mezzi e del budget a sostegno dei paesi più coinvolti ed un rafforzamento di Triton, oltre ad uno sforzo sistematico di sequestro e distruzione delle imbarcazioni usate dai trafficanti. Il piano sarà sottoposto ai capi di Stato e di Governo che si riuniranno giovedì in sessione straordinaria. Ne hanno parlato a Palazzo Chigi in un vertice bilaterale il premier maltese Muscat e Matteo Renzi. I due capi di governo hanno evidenziato come la situazione in Libia, nazione dalla quale partono la maggioranza dei migranti, è troppo complicata per sperare che in tempi brevi si possa riportare il paese sotto controllo. Gli scafisti vanno fermati con interventi mirati prima di pensare ad operazioni militari o ad un blocco navale, ha spiegato il Presidente del Consiglio, perché, ha sottolineato, in Libia le condizioni per una pace con l'invio di truppe non ci sono. Si tratta di un racket dalle proporzioni mai viste, ha spiegato Muscat, perché chi ha organizzato questo viaggio ha guadagnato fino a 5 milioni di euro. Da Lussemburgo, dove si sono riuniti i ministri degli esteri e degli interni, l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione, Federica Mogherini, ha assicurato che c'è un ampio consenso sulla necessità di combattere in tutti i modi il traffico di esseri umani. E la richiesta di sostegno all'Europa arriva non solo dal Presidente della Repubblica Mattarella, ma anche dal Ministro dell'Interno Alfano, che spiega come la polizia italiana abbia già arrestato un migliaio di schiavisti scafisti. Le opposizioni invece puntano il dito contro il governo italiano. Mentre giovedì al Consiglio europeo Matteo Renzi si prepara a giocare la sua partita più importante per ottenere impegni concreti per combattere la piaga del nuovo schiavismo e il presidente Mattarella convoca il Consiglio di difesa muovendosi in piena sintonia con il governo, le reazioni politiche continuano a tenere banco. In prima linea ancora il leader della Lega Matteo Salvini che ieri sera ad 8:30 ha dichiarato: organizziamoci come fanno la Grecia, la Francia e la Spagna, difendiamo i confini, soccorriamo chi va soccorso, ma impediamo lo sbarco di centinaia di migliaia di persone. L'Europa se ne frega, non più di un anno fa ha votato per la conferma del fatto che se arrivano in Italia restano in Italia. E dunque Lega Nord e Fratelli d'Italia sull'immigrazione vanno all'attacco, continuando ad insistere sul blocco navale, mentre il governo e il PD puntano sul negoziato in Europa che consenta di dividere il peso degli sbarchi malgrado i vincoli del Trattato di Dublino che impone l'accoglienza dei rifugiati. Forza Italia dal canto suo si smarca con l'appello di Berlusconi all'unità nazionale su questo tema e chiedendo a Renzi di riferire in Parlamento. Fratelli d'Italia chiede una missione europea per creare centri di accoglienza direttamente in Libia, ma l'obiettivo è sempre lo stesso, trovare una soluzione per difendere le nostre coste. Ed è il ministro dell'Interno Alfano a rivolgere un appello all'Europa. Siamo passati a 1000 schiavisti scafisti arrestati. L'Europa o ci aiuta appoggiando un'azione militare mirata a fermarli o ci autorizza a procedere.
e del capo dello Stato Mattarella sollecitare ugualmente l'Unione Europea non può volgere lo sguardo altrove. Occupiamoci adesso della riforma della legge elettorale. Ieri il Partito Democratico in Commissione Affari Costituzionali alla Camera ha deciso di sostituire 10 esponenti della minoranza Dem contrari a alcune norme della legge elettorale, del cosiddetto Italicum, escluse figure di primissimo piano come per Luigi Bersani e Rosi Bindi Fassina. Un altro esponente della minoranza Dem parla di pericoloso arretramento della democrazia. 10 sostituzioni, via con un colpo di spugna 10 deputati non allineati, subito rimpiazzati da oggi e per tutta la durata dei lavori sull'Italicum da 10 sicuri e fedeli alla linea. Il gruppo dei deputati PD, che ieri sera ha deciso la sostituzione di massa, parla di un percorso già delineato, ma i contorni del blitz ci sono tutti. Ecco i nomi di chi ha dovuto temporaneamente abbandonare la poltrona: Pierluigi Bersani, Gianni Cooper, Rosi Bindi, Andrea Giorgis, Enzo Lattuca, Alfredo Dattorre, Barbara Polastrini, Marilena Fabbri, Roberta Agostini, Marco Meloni. Tra loro, come si vede, figure di primissimo piano che ieri avevano presentato gli emendamenti all'Italicum su premio di maggioranza e capilista bloccati. Dal fronte della dissidenza, Stefano Fassina ha parlato ieri sera di un pericoloso arretramento della democrazia. Nessuna forzatura, la replica di Ettore Rosato. Il dialogo c'è e continuerà ad esserci. E mentre il resto della minoranza PD lancia avvertimenti infuocati, legislatura a rischio se sull'Italicum venisse posta la fiducia, per Matteo Renzi sulla legge elettorale non si torna indietro, nella convinzione che nessuno deciderà davvero di mettere in gioco la sopravvivenza del governo, ma rischiando in questo modo la composizione nei fatti di un'area di dissenso trasversale che alla prova dell'Aula potrebbe far paura. Francia e Italia devono stringere i tempi delle riforme strutturali, lo scrive, lo dice il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che ha esposto il rapporto annuale presentato appunto ieri a Francoforte. Questo dopo un 2014 definito ancora deludente dai tecnici della Banca Centrale, ottimisti invece grazie al quantitative easing sul ritorno dell'inflazione intorno al 2%. Secondo Draghi, il debole stato di salute dell'Eurozona ha richiesto un deciso intervento di politica monetaria, comprensivo di misure non convenzionali. La BCE inoltre si aspetta che la moderata e pur sempre disomogenea ripresa registrata nel 2014 si trasformi nei prossimi mesi in un rafforzamento più robusto e sostenibile dell'economia continentale. E a proposito di economia continentale, continuano le difficoltà di Atene e della Grecia, corto ormai di liquidità. Il governo Tsipras ha deciso di requisire il denaro degli enti locali mentre cerca un accordo commerciale con la Russia vantaggioso per le casse pubbliche. La Grecia non ha più denaro liquido in cassa. Con un decreto firmato dal premier Tsipras, il governo requisisce la liquidità degli enti pubblici. Gli uffici statali, fondi pensione compresi, sono costretti a depositare il denaro di cui dispongono in un conto unico presso la banca centrale greca. Col denaro ricavato, Atene dovrà saldare almeno parte della rata del prestito ricevuto dal Fondo Monetario Internazionale, 800 milioni, in scadenza il 12 maggio. Ma restano da pagare i quasi 2 miliardi di stipendi e pensioni del mese di aprile proprio al settore pubblico. E se da una parte la Grecia rimpingua i propri forzieri, dall'altra tesse rapporti commerciali con la Russia. Oggi il numero uno del monopolista del gas, Gazprom, Alexei Miller, sarà ad Atene per incontrare proprio il premier Tsipras. Obiettivo? Studiare strategie di investimento perché la Repubblica Ellenica sia il terminale del futuro gasdotto russo-turco, Turkish Stream. Se il progetto annunciato da Mosca andasse in porto, Atene riceverà un lauto acconto. Sarà un caso, ma domani la Commissione europea potrebbe lanciare una procedura per violazione delle norme sulla concorrenza proprio contro Gazprom. Intanto, il vice di Mario Draghi, Constanzio, in audizione all'Europarlamento, avverte che sì, la BCE è stata collaborativa con Atene, di cui ha rifinanziato il settore bancario per 110 miliardi, pari al 70% del prodotto interno lordo ellenico, ma che non può certo promettere di finanziare il paese in qualsiasi situazione. Il tempo per trovare un accordo sta per scadere, avverte Eduard Nauti, membro del Consiglio della Banca Centrale Europea e governatore della Banca d'Austria. L'eventuale uscita della Grecia dall'euro, però, ora avrebbe un impatto minore di 2 anni fa.
Per il capo economista del Dipartimento europeo del Fondo monetario Paul Thompson, negli ultimi giorni dei negoziati tra il governo ellenico e le tre istituzioni c'è stato un po' più di slancio. Questo è un buono sviluppo che ci dà motivi per sperare. Nessuna schiarita nella vertenza Whirlpool-Indesit. Ieri l'incontro tra aziende e sindacati a Roma è durato pochissimi minuti per l'indisponibilità di Whirlpool a modificare il piano industriale presentato, che prevede un numero di esuberi di oltre 1.350 unità. Lunedì prossimo nuovo incontro sempre a Roma davanti al ministro Guidi, il ministro dello sviluppo economico, per vedere di trovare una soluzione. 10 minuti appena e subito dopo le dichiarazioni dell'azienda, che ha definito il proprio piano di ristrutturazione una scelta inevitabile, i sindacati hanno abbandonato il primo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza Whirlpool-Indesit. Il piano industriale della multinazionale americana dunque ieri non è stato illustrato ufficialmente. Prevede il taglio di circa 1.350 posti e la chiusura di 3 stabilimenti, fra cui la fabbrica Indesit di Carinaro, dove sono previsti i tagli più pesanti con 815 posti in meno. E se la ristrutturazione conterrebbe 500 milioni di investimenti e il trasferimento in Italia di alcune produzioni dalla Turchia, in quel piano, secondo i sindacati, ci sarebbe anche il trasferimento in Polonia delle attività di ricerca dello stabilimento di None, una decisione inaccettabile che minaccerebbe il futuro dell'intera realtà italiana del gruppo. Con la rottura della trattativa le organizzazioni di categoria hanno indetto un pacchetto di 12 ore di sciopero e al ministro dello sviluppo economico Federica Guidi non è rimasto che riconvocare subito le parti per lunedì prossimo. FIOM, UILM e FIM chiedono in via preliminare il rispetto dell'accordo sottoscritto nel 2013 con il gruppo Merloni, allora ancora proprietario della Indesit, nessuna chiusura degli stabilimenti e niente esuberi fino al 2018. Un accordo che fu accettato anche dalla Whirlpool al momento dell'acquisizione un anno fa, col benestare del governo. L'azienda ieri in serata ha in ogni caso assicurato la propria disponibilità al confronto con la partecipazione all'incontro convocato dal Ministero per il 27 aprile. Un altro fronte caldo è la crisi medio orientale, lo Yemen. Ieri il Pentagono ha deciso di rafforzare la propria presenza navale nella regione, nel largo della penisola arabica. La portaerei Roosevelt e il caccia torpediniere Normandy si sono unite ad oltre 7 unità navali impegnate a condurre operazioni di sicurezza marittima. Obiettivo primario, a quanto rivelano fonti della Marina, l'intercettazione di eventuali navi iraniane che potrebbero rifornire di armi gli sciiti delle milizie Houthi. Il gruppo, lo ricordiamo, da mesi ha preso il controllo della capitale yemenita dopo aver costretto alla fuga il governo a maggioranza sunnita. Da un mese gli Houthi resistono ai bombardamenti della coalizione a guida saudita intervenuta a difesa del deposto esecutivo yemenita. Veniamo adesso allo sport con il calcio. Comincia stasera la 2 giorni di Champions League, domani la Juventus nel Principato difenderà l'1-0 dell'andata contro i francesi del Monaco. Ieri sera invece ultimo posticipo della Serie A, la vittoria a sorpresa del Verona sul campo della Fiorentina 1-0 con gol al 90° di Obadi, mentre il Milan è sempre più vicino al cambio di proprietà. Ormai è evidente, la Fiorentina punta tutto sull'Europa League. Il campionato è visto come un intralcio sulla strada verso la finalissima di Varsavia. La conferma arriva dal posticipo casalingo col Verona, che esce dal Franchi con 3 punti fondamentali per la salvezza. Dopo l'1-1 in Ucraina, la gara di giovedì con la Dinamo Kiev è troppo importante per Montella, che risparmia i migliori in vista dei quarti di Coppa. Il turnover però non paga. I viola si spingono agevolmente fino alla tre quarti avversaria, senza tuttavia creare pericoli alla porta dei gialloblu. L'occasione migliore del primo tempo capita sulla testa di Gilardino, che a metà ripresa, dopo la breve apparizione di Babacar, infortunato si è appena entrato in campo, si guadagna anche il rigore che potrebbe sbloccare il match. Ma Diamanti si fa parare il tiro da Rafael, sbagliando così il 4 penalty su 4 del campionato dei toscani, un vero e proprio record a livello continentale, davvero poco invidiabile. Il Verona si salva e nel finale trova il colpo del KO. Neto non trattiene una conclusione di Christodoulopoulos e il marocchino Obadi beffa il Franchi con la rete che vale anche l'aggancio ai cugini del Chievo.
E se la stagione della Fiorentina, che rimane al sesto posto, è interamente legata al cammino europeo, il futuro del Milan sembra sempre più slegato da Berlusconi. Il broker thailandese B. Thai Chau Bol, capogruppo di una delle due cordate interessate all'acquisto della società rossonera, sbarcherà domenica in Italia per chiudere la trattativa con Fininvest. Mister B. entrerebbe nel club con il 20% delle azioni, nella prospettiva di arrivare al 65% nel giro di un anno. Un'operazione da 1.200.000.000 di euro complessivi. 7.46, chiudiamo qui il momento dei saluti dopo la pubblicità, il meteo con Paolo Sottocorona e poi il dibattito di Omnibus con Andrea Pancani e i suoi ospiti. Buona giornata.